Bentrovati. Oggi vorrei illustrarvi la storia del grandioso monumento di Vittorio Emanuele II a Milano. Seguitemi. Nel 1810 fu redatto il Piano Generale di Milano, il quale prevedeva la sistemazione di Piazza Duomo. I lavori però iniziarono solo 50 anni dopo, simultaneamente a quelli della Galleria Vittorio Emanuele II. Una volta demoliti gli isolati del Coperto dei Figini nel 1864 e quello del Rebecchino nel 1875, si delineava la nuova piazza del Duomo, tanto discussa per la sua enorme vastità. Il 9 gennaio 1878 muore a Roma Vittorio Emanuele II, ultimo re di Sardegna dal 1849 al 1861 e primo re d'Italia dal 1861 al 1878. Gli succede suo figlio Umberto I, il quale commissiona subito dopo la morte del padre un concorso per la realizzazione di un monumento a lui dedicato. Ercole Rosa, noto scultore italiano, già direttore dell'Accademia di Belle Arti di Roma, si aggiudica il 7 luglio 1879 il concorso per la costruzione del monumento a Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo a Milano. Il contratto verrà siglato tra Ercole Rosa e il Comune di Milano nel 1880. Costui muore a Roma. I lavori verranno proseguiti dai fratelli Barzaghi, diretti dallo scultore Ettore Ferrari. Terminata la polemica sul luogo di collocazione del monumento tra Piazza Duomo e Piazzetta Reale, il Rosa pensò di collocare la statua equestre sopra un basamento di granito rosso, fregiato da una gradinata in marmo bianco, dalla quale si innalza il piedistallo, pure in marmo, il cui zoccolo è decorato con targhe circolari alternate con rami di palme. Una generosa profilatura unisce questo zoccolo col grande dado del piedistallo, i cui piani scompaiono dietro una parata non interrotta di figure ad alto rilievo, che lo avvolgono interamente illustrando la trionfale entrata degli eserciti alleati in Milano dopo la battaglia di Magenta. Sopra questa zona è tutto movimento e vita, le classiche linee del piedistallo riappaiono ed emergono con robusta trabeazione in bilico solo lungo i lati maggiori, dove campeggia l'aquila romana nella corona di quercia. La consistente massa della cornice costituisce il basamento sulla quale si innalza la figura del re, nell'atto di domare con energico moto l'impeto del cavallo. A terminare la linea del movimento e quasi a equilibrare verso la base il moto delle masse e la vita che ne anima la parte superiore, due leoni stanno riversi sulle gradinate laterali, posando la zampa sopra due targhe di Roma e di Milano. Le misure del monumento sono di 320 metri quadrati come area totale, mentre la sua altezza dal piano stradale pari a 14,80 m. L'altezza del basamento di granito e marmo di Carrara è di 8 metri, invece la statua in bronzo è di 5,60 m. Il peso di questa è di 12 tonnellate 700 kg. Il maggiore, ovvero il tronco del cavallo con le gambe del cavaliere, pesa 6 tonnellate 400 kg. La fusione dell'alto rilievo del piedistallo venne affidata nel 1890 ai fratelli Barzaghi. In seguito alla morte di Francesco nel 1892, i lavori vengono assegnati alla ditta dei fratelli Barigozzi della fonderia napoleonica Eugenia, presso l'isola a Milano. Nel 1893, ultimate le fusioni dei pezzi secondo i modelli lasciati dal Rosa, si eseguirono le modellature già pronte per la fusione, che scartarono l'idea iniziale del marmo. Nelle officine si tentò la fusione in blocco unico, evitando ogni connessione che avrebbe portato a grossi inconvenienti. Fu così che il 9 gennaio 1895, alla presenza del Regio Commissario Conte Bonasi, la fusione diede esito positivo. Il monumento equestre, fusione di più parti, fu assemblato nel cortile della fonderia. Da lì partirà alle ore 15 del 7 dicembre 1895. Per il trasporto viene adoperato un robusto carro metallico della ditta Gondrand, spinto da un potente schiacciasassi della stessa casa. Il prezioso e pesante carico muoveva dal tratto finale di via Borsieri, oggi via Taon di Revel. Il convoglio uscito dalla fonderia prendeva la via Boltraffio per arrivare su via Carlo Farini. Superato il sottopassaggio della sorgente della Fontana, il carico arrivava in via Legnano, diretto verso piazza Castello. Dopo qualche ora di sosta, il carico giungeva in Piazza Duomo per essere montato sul suo piedistallo.
La solenne inaugurazione del maestoso monumento avvenne il 24 giugno 1896 in Piazza Duomo, 18 anni dopo la morte del re Vittorio Emanuele II. Il corteo celebrativo partì dai Boschetti, seguendo Corso Vittorio Emanuele per terminare in Piazza Duomo. Il seguito procedette in modo ordinato. Ai lati delle strade, balconi e finestre erano gremite di signore e signorine nelle loro toilette estive. La sfilata durò tre quarti d'ora. In testa vi erano i bersaglieri con la loro fanfara, seguiti da un drappello di pompieri. Un numeroso gruppo di reduci e veterani con il loro luccichio di medaglie precedevano un gruppo di garibaldini con le loro camicie rosse fiammanti, i quali chiudevano la processione. Da Palazzo Reale partiva il corteo di Re Umberto I, col seguito di nomi politici, accompagnati dal suono della Marcia Reale, che presero posto nelle tribune insieme a moltissime personalità, quali generali, principi e conti. Il sindaco Vigoni apre i discorsi fra lunghissimi applausi, quando ad un cenno del re viene calato il velario dal monumento, gesto accompagnato da tutti gli inni patriottici suonati dalle bande in un continuo sventolio di bandiere ed un lunghissimo applauso che toccava le corde più sensibili del sentimento patriottico. Dopo il 1896 viene istituito il carosello tranviario in Piazza Duomo, dove i tram facevano capolinea. Nel novembre del 1926, con il riordino amministrativo, viene eliminato il carosello. Nel 2012, a 4 metri sotto il monumento, vengono scoperte 7 stanze collegate tra loro, le quali un tempo servivano da locali di manutenzione del complesso soprastante. Comunicanti col caveggio centrale della statua, esse venivano utilizzate per far scendere gli operai dentro la stessa. Con queste parole si conclude la storia del monumento dedicato a Vittorio Emanuele II, uno dei padri della nazione, oggi simbolo di Milano.